Guido Nicolini, presidente di Confetra, amministratore delegato di Logtane. L'abbiamo incontrato a Padova al convegno, l'evento WIR. Presidente, si è aperta una nuova relazione giornaliera all'import, un fast corridor fra l'interporto di Padova e il PSA Genova-Pra, niente meno, gestito da Logtainer e Mercitalia. È una nuova banchina portuale. Ma sappiamo che il corridoio doganale dovrebbe servire a agevolare le tempistiche e di conseguenza anche a diminuire le giacenze dei contenitori al punto interno, perché questo permette immediatamente dopo lo sbarco della nave, utilizzando appunto il corridoio doganale, la possibilità di trasferire a ferrovia, e questo è importante, i contenitori per poi essere sdoganati nei punti interni. Questo nuovo corridoio Voltri-Padova permetterà sicuramente di dare al mercato un'impronta diversa e accelerare i tempi anche delle consegne, delle spedizioni dei contenitori. I vantaggi sono solo economici? Assolutamente no. Diciamo che i vantaggi sono prettamente legati alla sostenibilità, e perché parliamo appunto di trasporti ecologici ferroviari, ma soprattutto anche di tempistiche, quindi efficienza dei servizi, perché voi sapete che le navi oggi quando arrivano sono navi sempre più grosse, che fanno molti volumi in più rispetto a quelli che facevano una volta navi, diciamo, dimensioni diverse, e questo limita anche l'operatività dei terminal portuali. Il fatto che prima dello sbarco della nave si sappiano quali sono i contenitori che possono andare in corridoio accelera tutto il percorso e quindi agevola anche l'impresa nell'avere la merce più celermente al proprio magazzino. Senta Presidente, un tempo l'autotrasporto non vedeva di buon occhio la ferrovia, oggi? Ma io credo che l'autotrasporto sono state delle, come dire, delle favole, il fatto che l'autotrasporto non serva o che l'autotrasporto sia in contrasto con la ferrovia. L'autotrasporto serve perché non puoi arrivare con il carro ferroviario a domicilio dell'azienda, quindi ci sarà da vedere una ristrutturazione forse di certe parti del trasporto, e credo che anche andando verso la sostenibilità il fatto di fare l'ultimo miglio col camion possa dare anche all'autotrasporto la possibilità di avere autisti, che sappiamo che c'è carenza, che possano anche loro finalmente alla sera andarsene a casa, perché fare la linea diventa veramente dura perché stai in giro tutta la settimana, mentre fare l'ultimo miglio ti consente di fare un lavoro, diciamo, quasi da ufficio.